troviamo in via Cerri, stiamo proseguendo dall'ospedale verso Viale Verdi. Come si vede, sta continuando a nevicare, le strade sono comunque imbiancate, ci sono pochi veicoli in circolazione. Ci troviamo ora su via Fratelli Cernuschi, anche qui le strade sono tutte imbiancate, si procede, diverse le macchine in circolazione che comunque viaggiano a passo d'uomo. I marciapiedi sono ingombri di neve, quindi i pedoni sono costretti a camminare sulla carreggiata. Eccoci su via Como, stiamo percorrendo gli ultimi metri in territorio comunale di Merate. Ora verifichiamo la situazione a Cernusco, comunque pare che le grandi arterie siano percorribili per il momento, pur con un traffico che marcia molto lentamente, non si riscontrano al momento problemi di nessuna natura. Eccoci ora sulla 342 DIR, località Cernusco, diretti verso Lomagna. Anche qui si procede bene, poche le autovetture in transito per il momento. Ora proviamo ad addentrarci nei paesi per verificare com'è la situazione. Eccoci a Osnago, dove incrociamo un trattore con lo spargisale sul retro. Stiamo procedendo lungo la strada che ora ci condurrà fino al cimitero e poi ci consentirà di sboccare sulla 342. Anche in questo caso la carreggiata principale è abbastanza sgombra, qualche problema in più lo creano i marciapiedi e lo creeranno soprattutto se il gelo di questa notte formerà le insidiose lastre di ghiaccio sulle quali sarà impossibile procedere a piedi. Ci troviamo sulla 342 DIR in direzione Lecco, come è possibile vedere c'è molto movimento sulla strada, sono molti gli autoveicoli incolonnati nonostante l'orario, sono le 9. Questo fa ritenere che siano pendolari, comunque lavoratori che di ritorno da Milano o dalle zone limitrofe hanno trovato traffico e difficoltà a proseguire e ora si stanno facendo rientro a casa dopo diverse ore di viaggio. Ci troviamo ora a Borgarolo, stiamo percorrendo la via 25 Aprile diretti verso Merate. Anche qui non troviamo praticamente nessuno in strada. La carreggiata pare abbastanza pulita, i marciapiedi e le piste ciclabili sono quelle che al momento sono ingombri comunque di neve. Ci troviamo sulla via Bergamo, proprio di fronte al supermercato. Come si può vedere, pochissime le auto in circolazione, alla nostra sinistra sta passando proprio in questo momento il trattore con la benna, infatti le strade appaiono pulite, si sta riformando un lieve strato di neve dovuto alle precipitazioni,